Inutile dire che ci hai fatto prendere un bello spavento nella partita col Carpi, come stai? Per fortuna l'infortunio è meno grave del previsto, si pensava a un qualcosa di più grave, ma per fortuna non è niente di che, diciamo, un piccolo stiramento al collaterale mediale. Però sono contento perché sta reagendo bene il ginocchio e già oggi ho iniziato a toccare un po' il pallone, a correre. Perciò possiamo dire che magari già il 27 o il 30 avrò possibilità di essere in campo. Ecco, come ti stai trovando in questi primi mesi a Pescara? Beh, sono stati mesi buoni ma anche difficili, diciamo. Ho fatto le prime due partite da titolare, poi ho giocato un po' meno, però è importante stare sempre con la testa sul pezzo, quindi sono riuscito a ritagliarmi di nuovo il mio spazio e bene, ora punto a questo e spero di andare avanti così. Dall'alto della tua gioventù, quali sono i tuoi obiettivi e dove può arrivare questa squadra? Beh, io ho sempre detto che questa squadra ha un grande affiatamento, siamo una grande squadra, secondo me in zona Serie A o comunque puntare ad arrivare a fare questo noi ce la possiamo fare, abbiamo dimostrato che abbiamo un buon attacco, una buona difesa, il centrocampo forse è la migliore della B, perciò ovviamente noi punteremo più in alto possibile, poi vedremo. Siamo a Natale, un augurio ai tifosi biancazzurri e perché no regaliamogli qualcosa. Sì, speriamo di regalarvi un regalo più bello del mondo per voi, ossia qualcosa di grande appunto con il nostro Pescara, perciò un grandissimo augurio a tutte le famiglie.